stiamo partendo, abbiamo superato i controlli e stiamo andando al nostro gate H. Ma non so, oddio, ma cosa hai fatto proprio nel pianto? Cioè la carta d'identità. E stiamo andando a Londra, quindi ci vediamo, mi sa, sull'aereo direttamente. Ok, stiamo sull'aereo. Ci hanno addirittura dato da mangiare questo tipo cornetto con formaggio e pomodori. Questo l'ho comprato io. Poi c'è una cosa stranissima. A parte la faccia, i capelli e tutto quanto, siamo appena arrivati in hotel. Ma che cosa abbiamo qua? Non lo so. Comunque non potete capire i casini, vabbè. La camera ci è andata subito per fortuna. E poi in più non mi si metteva la carta, comunque avevo fatto la promozione, quindi non potevo neanche fare i video, niente. Non vi ho fatto vedere tutte le cose carine che abbiamo visto dalla metro. Siamo stati tipo un'ora sulla metro. Da... Ah, si fa colazione pure fuori. Che senti? Però cioè, abbiamo qua davanti la sala colazione. Però la camera è un po' risicata. Cioè, dammi la mano. Non passo io. Quindi stiamo un po' così, però vabbè, cioè, alla fine, per quello che ci dobbiamo stare, ci dobbiamo solo dormire e fare colazione che vedremo domani. Quindi, davanti abbiamo, vabbè, dai, un po' di casette. Ora lo giro. Ecco la vista. Oh, che belli quegli alberi, mi piacciono un sacco. E niente, ti faccio vedere il room tour. C'è un letto, qui le cose per fare tipo il tè, le cose così, il bollitore. Oh, asciugamani. Qui c'è questo coso che... Ah, vabbè, io devo mettere tipo una camicia. Ah, e poi dobbiamo andare qua fuori che abbiamo visto che c'è... Così si fa. Invece di Pimlico ci sta l'altra fermata che sta più vicino, vediamo qual è. E niente, però sono stati carini, ho capito tutto, per fortuna. Oh, il bagno! Vediamolo in diretta. Questo è... Passo il legge, quella è la porta. Oh, c'è lo specchio per i selfie almeno. Oh, come si fa sta bella, sta sbloccando. Questa è la luce. E apriamo la finestra. Sì, ciao. Oddio, c'è un problema. Oddio. Non c'è la finestra al bagno. No, guarda che borse che ho. Mamma mia, sono stanchissima. Ecco il nostro primo pranzo. Siamo venuti qua alla Victoria Station. E c'è un sacco di gente. Ci siamo presi il KFC perché Daisy non l'ha mai preso. Comunque alla fine non mi sono più truccata per uscire. Siamo andati a pranzo, ho comprato due cosettine, tanto poi vedrete tutto quando torno da Boots. E adesso stiamo da Dorothy Dorothy Perkins, che tutti mi dite sempre andate, vai, poi io non ci vado mai perché sinceramente non mi attira mai tanto, però è carino. C'ho Daisy persa. Praticamente oggi siamo totalmente rincoglionite. Dove volevamo andare dopo? Lì a Webmaster, Big Ben, bla bla bla, London Eye. E poi a Oxford Street, quindi penso faremo questo giro qua. Adesso usciamo dalla costa. Oddio, che carino! Oddio, troppo anni 50! Ora faccio la foto su Snap. Comunque questo è Dorothy. Guardate che carine le metro. Se ci riusciamo perché abbiamo già sbagliato. E va bene così. Sì, vedi, dobbiamo salire qui. Ok, allora andiamo la nostra ostia. Ed ecco il Big Ben. Stupendo. Bello, eh. A parte il cielo sempre molto nero. Quell'auto. Lì l'abbazia. E qui il Parlamento. Quanto mi piace questa zona, non potete neanche capire. È tipo troppo bella e fa un tempo, fa caldo, ma fa freddo. Allora, stiamo andando a Oxford Street e guardate che carine siamo, con il zainetto sulla panza. E adesso, oddio, ma guarda che borse che ho. Cioè, io non ce l'ho mai avute queste cose. Raga, ho dormito tipo 3 ore, stiamo camminando tutto il giorno, ma ok.
E quindi adesso riprendiamo la metro. È verde, approfittiamo. Ah, è verde, ok. Riprendiamo la metro. Quanto mi piace questo cielo, è troppo bello che non c'è il sole. È rilassante. E appunto andiamo a Oxford Circus. Scendiamo e facciamo il passo a piedi. Ecco i pullman, che carini. Giovanna, siedono? No, sali su. Stupida. Cioè il signore, poi spostati. Eccoli. Scendiamo. Una bassa scarica su. Eccoci, siamo a Oxford Street, c'è gente come sempre a malodire. Stiamo andando a Primark. Chi dovrebbe stare là davanti? Qui c'è Chuan. Guarda lì. Sì. My good. Sono fantastici. E ora arriviamo e facciamo il danno. A lei mi sono presa il pumpkin spice latte e vabbè, ha fatto il nome. E penso sia buonissimo, non potete immaginare quello lì. E non vedevo l'ora di provarlo. E Daisy si è preso una cosa a casa perché non so che cos'era. È la sua prima volta. Che cos'era? Double chocolate cream. Sì, cream. Comunque siamo qua. A me mi dice la zona è Soho. A me non mi risulta. Buono? No, cioè. Pura. Buono. Però giralo. E io invece ho preso una cosa calda. Raga, io non sono morita di freddo, non lo so. Sono morita di freddo, però questo è buonissimo. Madre. Però niente batte quello che avevo preso a New York la prima sera, cioè quella era top. Che mi pare fosse al ginger. Allo zenzero, buonissimo, al pan di zenzero. E poi dopo andiamo a Primark sperando di arrivarci perché non ho idea. E oggi abbiamo deciso di stare qua in zona e basta. E magari andiamo a Piccadilly. Sì, penso che faremo così. E poi domani vedremo. Cioè stasera vedo tutto quanto per domani. Comunque sono buonissimi, cioè costano tipo un sacco perché costano tipo 4 sterline. Questo è quello medio che io penso vada bene perché è grande come la mia faccia. Però sono buonissimi, cioè se non siete mai venuti dovete venire. Cioè a parte i miei capelli che guardate. Ok, siamo arrivati al Mega Primark. Daisy non ci chiede. Come se fosse tipo una cosa strana. Però guardate che strano, perché stanno rifacendo tutti i palazzi. Quindi è tutto ambiguo. Però adesso entriamo qua dentro. Non ci perdiamo? No, no. Ma che scarpine! Ma mi sa che hanno rifatto l'ingresso. E adesso ci diamo allo shopping, ciao. Ragazzi, c'è un problema. Mi sa che ho preso troppe cose. Guardate, cioè mi sto trascinando il negozio. Mentre si sceglie. Tra l'altro mi si è rigonfiato il piede. Mi sono accorta adesso. Cazzarolina. Qua è tutto fantastico, troppe cose. Qui c'è il reparto jeans che è una cosa assurdamente bella. Non ditelo a me perché sto oh ragazzi miei, se venite portatevi i soldi della vita. Allora non mi odiate, ma siamo praticamente venuti a mangiare in un posto che si chiama, ecco, si chiama così, Spaghetti House. Ragazzi, siamo stanchissimi, abbiamo le borsa che pesano 80 kg, quindi siamo noi di qua. Stiamo morendo. Cioè questa giornata ci ha distrutto comunque. Cioè domani non così, cioè riposo tipo almeno a pranzo. Dopo pranzo dai. Dopo pranzo. Cioè oggi a parte che abbiamo dormito 3 ore, cioè giornata proprio di fine, ho visto tutta Londra in pratica. Domani andiamo a Camden Town. E poi la sera stiamo là. Cioè stasera non usciamo a meno che intorno all'hotel perché proprio c'è stop. Allora siamo appena tornati, siamo stati a fare un giretto. In realtà sono tipo le 9:30. Però per noi sarebbero le 10:30. Mamma, quindi mia. Siamo un po' stanche in realtà. Cioè guardate i miei capelli. Domani sono un po' più presentabile, si spera. Comunque siamo andati a fare un giretto qua intorno. Cioè ci piace troppo. Ci sono un sacco di ristoranti, ma il bello è che sono tutti italiani. Cioè abbiamo sentito alcuni parlare proprio italiano, quindi
E abbiamo preso anche in considerazione l'idea che se torniamo rimaniamo, cioè torniamo su sta via perché è bellissima. A parte c'è un sacco di roba, un sacco di supermercati e poi è troppo tranquilla, cioè vi giuro. Adesso vabbè sono le 9:30, non è tardi, però per loro è tardi perché, fidati, per loro è tardi. Invece sono tranquilli, quindi il vlog di oggi finisce qua, spero non sia stato troppo lungo. E adesso io e Desi ci confrontiamo gli acquisti di Primark, perché io non ho visto i suoi, cioè proprio mi sono persa. Lei non ha visto i miei. E poi ci facciamo la doccia e andiamo a dormire. E domani ci svegliamo e venite con noi a fare i giri domani. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, scusate le condizioni. Buonanotte.